Oggi siamo con un ospite, il professor Dario Daniele, professore di diritto di Sanremo, che ha scritto un libro che mi ha incuriosita particolarmente perché si chiama La costellazione del gatto, trilogia felina, quindi un omaggio al gatto, possiamo dire. Assolutamente sì, un omaggio a questo animale che accompagna le nostre vite, di tanti di noi, un animale splendido, affascinante, interessante e anche piuttosto misterioso. Di cosa parla il libro? Il libro è un romanzo appunto diviso in tre parti che racconta la crescita dei due protagonisti, che sono due ragazzi. Si chiamano Leonardo e Sara. Questi due ragazzi, infatti, la prima parte del libro affronta una fase della loro vita che è la giovinezza. I due ragazzi hanno circa 12-13 anni. Nella seconda parte, invece, i ragazzi sono adolescenti, tardo adolescenti, hanno intorno ai 18 anni e infatti vivranno varie esperienze, tra cui anche l'esame di maturità. E nella terza e ultima parte, che conclude questa trilogia felina, i ragazzi hanno all'incirca 25 anni. Però questi ragazzi hanno una particolarità, che non sono solo dei ragazzi, sono anche dei gatti e quindi vivono una doppia vita parallela. E quindi il romanzo si sviluppa su due piani, no? Il piano, diciamo, dei ragazzi umani e il piano dei ragazzi gatti. Quindi una cosa particolare, un po' kafkiana, possiamo dirla, Sì, definirla. diciamo che c'è una componente fiabesca, no? Una componente fiabesca e anche una componente realistica. Io ho cercato di, come dire, fonderle insieme, per affrontare poi una serie di temi che vengono trattati all'interno del romanzo. Quindi questi temi, sappiamo lei è un ambientalista, però sappiamo anche che si batte anche per i diritti, si può dire qualche tema giusto per stuzzicare il lettore? Vabbè, un tema che mi è sempre stato affine è il tema dei viaggi. Io fin da ragazzo amo, ho sempre amato viaggiare, ho fatto tanti viaggi in giro per il mondo e in qualche modo il tema del viaggio è inserito all'interno del romanzo, con alcuni viaggi che vengono raccontati, che sono viaggi dei protagonisti, però sono viaggi che io in effetti ho vissuto e ho fatto. Poi c'è il tema degli animali, che è un'altra mia grande passione. Io amo tantissimo gli animali, tutti gli animali. E in particolare poi vivendo con i gatti, ho cercato di approfondire questo specifico animale che appunto ha queste caratteristiche molto particolari, è particolarmente misterioso, bello, affascinante, interessante. E poi c'è un altro tema più delicato, se vogliamo, che è il tema, diciamo, della bigenitorialità, cioè il tema del rapporto tra figli e genitori separati. E la bigenitorialità, infatti, è il diritto dei bambini di poter relazionarsi, di potersi relazionare con entrambi i genitori, anche se i genitori si sono separati, quindi di poter trascorrere tempo adeguato sia con la mamma che con il papà. Sembra una cosa scontata, ma purtroppo la realtà ci dice che non lo è affatto e sono tantissimi casi di genitori, soprattutto di papà, che non riescono a vedere i loro figli o li vedono veramente per pochissimo tempo e non riescono quindi a vivere pienamente la loro genitorialità. E questo tema è sempre in una chiave, se volete, particolare, legata con la fantasia, anche con la fiaba, eccetera, inserito nel romanzo. È un tema di cui mi sto occupando da alcuni anni a cui tengo veramente tanto. Uno dei temi del libro, quello più delicato, come lo ha definito, riguarda i papà separati. Sì. Lei fa parte di un'associazione, ha detto, come l'ha Sì, conosciuta? è un'associazione che opera in tutta la regione Liguria, si chiama appunto Associazione Papà Separati Liguria, e si può vedere anche sul sito che è presente sul web. È un'associazione
con la quale io sono entrato in contatto perché vivendo personalmente questo tipo di problematiche, ho avuto modo di, come dire, interagire con papà che hanno vissuto e vivono questa stessa situazione. Per cui è stata creata questa associazione, non sono solo dei papà, perché ci sono anche alcune mamme all'interno dell'associazione, molte donne, oltre alle mamme che non riescono a vedere i propri figli, perché ci sono anche queste situazioni, ci sono anche le nonne, le nuove compagne dei papà, insomma, un'associazione che raccoglie tante persone e all'interno delle quali si cerca in qualche modo di sostenere e aiutare tutti coloro che vivono queste problematiche, che non sono pochi, sono veramente molti di più di quanto si immagini. Può accennarle a chi non conosce questa, fortunatamente diciamo che non ha vissuto questa esperienza, quali sono le problematiche principali che. Le problematiche principali sono il genitore collocatario che ostacola la frequentazione del figli rispetto all'altro genitore. Lo fa magari per risentimenti personali oppure per forme di vendetta o per motivi economici, ricattando economicamente l'altro genitore. E ci sono tante situazioni di questo genere che nascono dal fatto che la normativa in Italia è totalmente squilibrata, per cui tutela solo un genitore e non l'altro. Questo genitore tutelato, sentendosi forte di una serie di leggi che in qualche modo proteggono, abusa di questi vantaggi e in qualche modo penalizza l'altro genitore. È una situazione molto frequente di cui noi come associazione ci stiamo occupando, ma purtroppo in Italia, in particolare in Italia, molto meno in altri stati, questo squilibrio, questa disparità genitoriale è talmente forte da causare veri e propri drammi, sia da parte del genitore che non può svolgere appieno la sua genitorialità, sia da parte dei figli che spesso diventano, si dice, orfani di un genitore, solitamente il padre, vivente, cioè un padre che c'è ma che non può svolgere la sua funzione perché gli viene impedito. Sono drammi frequentissimi, quando ovviamente la coppia si separa e in modo non consensuale, perché quando c'è l'accordo tra le parti i problemi non si pongono. Il problema si pone quando c'è la conflittualità. Allora lì dovrebbe intervenire lo Stato, l'autorità, ma interviene male, molto male, con delle leggi arcaiche, stereotipate, in cui praticamente i papà devono solo fornire il denaro e basta. I figli sono delle madri. Questa è l'idea, no? Da cui parte il presupposto, da cui partono molti giudici. Facendo riferimento a qualcosa che magari accadeva 50 anni, 60 anni o 100 anni fa, ma che non accade più oggi, dove i papà vogliono fare i papà, vogliono fare i genitori, vogliono stare con i loro figli. Ma la legge non si è ancora adeguata a questa sensibilità nuova, a questo spirito nuovo. Grazie.